Siamo davanti al Tribunale di Verona, dove oggi, martedì 20 settembre 2011, prende il via il processo che vede imputati 8 poliziotti accusati di aver ridotto in fin de vita il 24 settembre del 2005 alla stazione di Porta Nuova di Verona Paolo Scaroni, il tifoso bresciano. Paolo, è arrivato il momento, che dici? Esatto, spero mi venga ridata dignità e sia fatta veramente giustizia. Ci sono tanti amici che ti stanno accompagnando. Certo, ci sono tanti amici. Ciao Paolo. Solo giustizia, vogliamo solo giustizia. Solo giustizia, vogliamo solo giustizia. Solo giustizia, vogliamo solo Eccolo qui il papà di Paolo. Quanta gente c'è stamattina, quanta gente vuole bene a Paolo. Qual è il suo animo? Molto. Molto giù. Solo giustizia, vogliamo solo giustizia, solo giustizia, vogliamo solo giustizia. Monica, tu eri presente quel 24 settembre del 2005, sono passati un po' di anni, oggi inizia il processo che vede imputati appunto gli 8 poliziotti accusati di quel massacro. Qual è il tuo animo in questo momento? Cosa pensi? Ma sicuramente rivivo un po' quei momenti, perché credo che sia abbastanza normale, nel senso che l'ho vissuto sulla mia pelle, pertanto io da allora peraltro non ho più frequentato stadio, non ho più, in quanto comunque mi sono ritrovata a non capire questa situazione e a non capire perché fare del male così a un ragazzo. Questo è il mio pensiero e penso che molti dei ragazzi che sono qua anche oggi a sostenere in amicizia Paolo ricordino perfettamente quei momenti e li sono da ammirare, perché comunque loro continuano ancora a persistere per chiedere quantomeno giustizia. Tu stessa avevi ricevuto delle percosse? Esatto, sì. Io ho ricevuto una manganellata, una prima manganellata al braccio che ho parato ovviamente, e poi una seconda manganellata sul seno, e quindi insomma, non è stato assolutamente una bella situazione, proprio perché c'erano anche dei bambini a fianco a noi e quindi insomma mi sono spaventata per i bambini, per una serie di cose, poi per questi 5-6 poliziotti che si sono parati davanti al treno e alla porta del treno che continuavano a picchiare, e io continuavo a dire: ma sono una donna, cosa fate? Cioè niente, non si sono mai fermati, e questo mi ha molto mi ha spaventato di più il fatto che loro non si sapessero fermare, quindi dico la coscienza di queste persone. Ecco, tutto qua. Cosa chiedi oggi? Ma chiedo senz'altro giustizia per Paolo, perché Paolo è colui che ha pagato, ma veramente troppo, per una partita di pallone. Allora Mauro, tu sei uno degli amici intimi di Paolo, peraltro eri presente quel 24 settembre del 2005. Qual è il tuo stato d'animo in questo momento? Non è dei migliori, perché quel giorno lì Paolo era partito con me, dopo quello che è successo hanno cercato di insabbiare più una volta il caso di Paolo. Fortunatamente con gli amici di Paolo, così i genitori, siamo riusciti a arrivare almeno a un processo e adesso vedremo. Che cosa chiedi? Giustizia e basta. Sarà dura, passerà tanto tempo, però speriamo che venga fatta giustizia, che vengano almeno fermati questi poliziotti che non sono degni di portare la divisa che indossano.